ragazzi e bentornati al Gormiti Show. Allora, state imparando la baby dance? Sì, perché noi abbiamo un sacco di voglia di vederla. Esatto, siamo molto curiosi. Dove devono mandare i video, Giada? Devono mandarli a gormitishow.gormiti.com. Esatto, mandateci tutto il materiale che chiediamo a questo indirizzo. Ma ora, Giada, è arrivato già qualcosa? Eh sì, te lo stavo proprio per dire. Guardiamo i primi due video. Vai. Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti irraggiungibili, chi difenderà? The legend is back, the legend is back, Gormiti. Beh, devo dire che sono stati davvero davvero bravi. E soprattutto si vedeva che si stavano divertendo. È giusto, perché alla fine si devono divertire. Ma perché siamo così con il marsupio dei Gormiti in questa posizione che stiamo nascondendo qualcosa? Perché c'è un'altra novità. Vai. Guarda un po'. L'album dei Gormiti. Esatto, ma tu hai iniziato ad attaccare qualche figurina? No, sì. Non ancora, però ne ho comprate un sacco. E io pure, e io pure. Devo iniziare ad attaccarle però. Allora, dimmi un po'. Che dici se facciamo il gioco e ce le scambiamo, così capiamo un po'? Sì, dai, vediamo, fammi vedere. Iniziamo con le tue. Ok. Fai vedere. Allora. Per esempio. Ecco, questa per esempio mi manca. Aspetta, no, aspetta, devo vedere se ce l'ho. Mi mancano anche questa. No, secondo, no, poi te le ridò. Dai, Johnny, dobbiamo andare avanti, aspetta, non possiamo stare tutta la vita. Un secondo. Dai, Johnny. Questa ce l'ho, questa mi manca, questa ce l'ho, questa mi... Oh Giada, ora è arrivato il momento del gioco. Sì, non vedevo l'ora. E sì, ti ricordi, abbiamo chiesto ai nostri piccoli amici di mandarci le loro storie. E oggi Marco di 6 anni ci ha mandato la prima storia. E sì, che noi adesso vi facciamo vedere con i protagonisti che ha scelto lui. Allora, i protagonisti sono... Vai. Xator, sì, Ultra. Ultra Xator, Ultra Kilos. E Motak. E Motak. Però noi non ve la racconteremo parlandoci e raccontandovi cosa ci ha scritto. Ma ve la faremo vedere giocandoci. Esatto. Quindi, siamo pronti? Prontissimi. Ti ricordi la storia, Giada? Certo che me la ricordo, certo. Perché lei è un pochino smemorata. No, non è vero. Non è vero. Vai, iniziamo. Vabbè, dai, iniziamo. Allora, la storia inizia così. Me lo fa la voce da Kilos. E sì che io l'avevo messa proprio qui da qualche parte. Non la trovo più, adesso sono triste. E sì, che era qua dietro. Ciao amico, cosa stai facendo? Ehi, ciao Motak. Sto cercando la mia lampada, no, è un po' buio, ne no, Motak, quella è un'altra storia. Sto cercando, era qui dietro. La lasagna! Non sto cercando nessuna. Anch'io ho già fame, non sto cercando nessuna lasagna, Motak. Sto cercando la mia lancia. L'avevo messa qui, giuro che era qui da qualche parte. Lo sapevo che cercavi la lancia, volevo solo farti ridere un pochettino. Lo so, però oggi non è proprio giornata. Ah, dove sei stato l'ultima volta? Magari l'hai lasciata lì. Ero lì, guarda, vieni con me, forse ero qua. Sì. Ma non c'era, dietro questa pietra gigante. Vado a cercarla, ti aiuto, eh. Ok. Così facciamo prima. Grazie mille, Mota, che sei proprio un amico. Adesso sono triste, come faccio senza la mia lancia, bambini? Io senza la mia lancia sono molto molto debole. Non la troverò. Stai cercando questa per caso? Xator, sei tu! Hai certo rubato la mia lancia! Io, certo! Ridammela Devo subito! Devo sconfiggerti una volta per tutte, così i tuoi poteri sono minori. Ridammela subito! No, neanche per sogno! Adesso ti attacco! No! Per fortuna sono molto veloce. Ehi, sento parla... Xator! No, ma non eri andata a cercare questa! Sei tu! Ridai subito la lancia ad Achilos! Vai, adesso vi sconfiggerò! No, no, Achilos! Vieni qui un secondo! Ehi, cosa fate? Non vale due Ridacci contro uno. La lancia! No! Ah. Presa! Bravissimo, no, Achilos! Io me ne vado, ma tornerò molto presto a sconfiggervi! E adesso io ti attaccherò! No! Prendi questo! Ah, che fatica, Achilos, che fatica, Motak. Però ce l'abbiamo fatta. Certo che Giada... Che bella storia! È proprio una bella storia perché c'è sempre un lieto fine ed è proprio vero che... I Gormiti vincono sempre e che bene vince sul male. Bravo Marco! Adesso amici, noi aspettiamo tutte le vostre storie. Tutte. Dovete mandarle a gormitishow.gormiti.com. Esatto. E la più bella la metteremo in scena. Eh sì, esatto, la mettiamo in scena. E Giada, ora fai una magia perché dobbiamo andare avanti. Wow! I panettoni! Grazie Giada! I panettoni? È vero che ci avvicini... No, non sono i panettoni! Ma come no? È Natale tra poco! Sono le mystery box queste! Le cosa? Mystery box? Le mystery box? Sì! Ma è possibile che tu sei sempre tutto?
Sì, io sono sempre aggiornata. Cosa sono le mystery box? Guarda Johnny, allora aspetta, prima di aprirla, aspetta un attimo, che c'è una cosa importantissima da dire. Sentiamo. Vedi che c'è questo piccolo adesivo? Sì, va bene, adesivo. Che numero hai tu? Che numero hai? È il numero 8/12. Esatto, cosa vuol dire? Il numero 7/12. Questo significa che in ogni confezione che trovi devi trovare un numerino sempre diverso, perché c'è una composizione diversa e quindi ci saranno cose diverse. Quindi io ho il numero 8, tu il numero 7. Ah, quindi non abbiamo le stesse cose, cioè io non trovo le stesse cose tue. Eh no, perché bisogna guardare questo numerino. Ah, ok, quindi ce ne sono 12 diverse. Sì. Allora io apro la mia 8ª. Io apro la mia. 8ª/7. Vai, apri, io sono proprio curiosa. Allora, open. C'è questa linguetta qui. Open, vai. Non sei emozionato? Sì, visto che bella sorpresa che ti ho fatto. Vedo l'ora. Oh, allora, vediamo un po'. Wow, guarda quante cose ci sono qua dentro. Guarda qui, ci sono gli adesivi. Questi qua li attaccherò proprio lì. Che belli che sono, guarda, c'è Titano. No, basta, cambio discorso. Poi, quacco! Qui abbiamo quello che possiamo trovare nelle confezioni, giusto? Giustissimo, guarda, ci sono anche i pallini. Ah, quindi abbiamo, guarda, abbiamo le minifigures da 5 centimetri, ne troviamo due, e uno da 8 centimetri. Vai, apriamo. Vai. Allora. Wow, ma è bellissimo, ma Giada, visto che tu sei tutto... Ma sbaglio o è un colore super super speciale? Sì, mi sono dimenticata di dirtelo, perché soltanto qui li troverai di questo colore. Cioè, nelle confezioni, in queste mystery box troviamo queste versioni speciali e basta? Solo qui. Da nessun'altra parte? Da nessun'altra parte. Wow, allora devo scoprire cosa ho qua. Poi... Eh sì, perché abbiamo tutti i personaggi nuovi, giusto? Certo. Io qui ho trovato Mota. Guarda che bello rosso! Allora, Nuclear. Sì. Fammi ricordare. E Ultra Zephyr. Ma che bello questo! Quello da 8 centimetri. Lui è Ultra Vulcan, è da 8 centimetri. Aspetta, guardiamo un po' che cosa trovato. Vediamo chi hai trovato. Oh! Ah, ho capito, lui è Ultra Thorak! È bellissimo! È una squadra super speciale, super gormitica. No, Johnny, guarda, un'altra sorpresa! Ma cosa se la scatola è vuota? Ma guarda bene, guarda cosa c'è. C'è un foglietto. Non è un foglietto, è il digital code. Ecco, quindi con questo posso sbloccare dei contenuti speciali? Sì. Fa vedere. Guarda. Fa vedere. Vado a sbloccare anche i tuoi. No, aspetta. Oh, quanto mi piace questo momento, Giada. Anche a me piace tantissimo. E sì, perché in questa parete super mega appendiamo le vostre foto. E ragazzi, mi raccomando, dovete mandarle a gormitishow.gormiti.com. E sì, così le mostriamo e le appendiamo. Oggi ce ne sono arrivate alcune? Sì, e ci sono anche delle dediche. Okay. Iniziamo allora. La prima è Bien. Che ci scrive: ciao Johnny e Giada, sono Bien, ho 7 anni ed ecco la mia foto con la mia collezione dei Gormiti. Wow, quante ne ha! Spero di vedere le mie foto sui prossimi episodi dei Gormiti Show. Amo davvero guardare il vostro show. Grazie mille. Grazie mille, ed ecco qui la tua super foto. Poi abbiamo Leonida. Anche Leonida ci ha scritto qualcosa. Esatto. Ciao, sono Leonida e vi scrivo da Limbiate. Oh. Ho 5 anni e vi seguo sempre nei vostri bellissimi video. Vi mando un po' di foto di me e della mia collezione. Spero che la mandiate nella prossima puntata, anche nel prossimo magazine. Grazie, siete grandissimi, viva il Gormiti Show. La spada lancia Tolkien. Guarda quante cose che hanno, che bravi. Bello, c'è anche il disegno, hai visto? Bravi. Poi mi vedo una torta, che bello. Ah, Giada, non è il momento di mangiare. È strano, di solito lo dico io a te. Esatto, quindi fatti una domanda. Allora, Nicolò ci manda la foto di una super torta di compleanno, quindi se è stato il tuo compleanno, augurissimi. E cosa ci scrive? E ci scrive: vi mando una foto del 20 giugno col mio fratellino. Ecco. E Gormiti la foto della torta del mio compleanno. Grazie, siete simpaticissimi. Grazie mille, sei simpaticissimo. Grazie. Anche tu. Poi prossima, Stefano. Guarda, sì, te lo ricordi quanto sì, ci siamo divertiti? Mi sembra che l'avevamo aperto a Pasqua, mi pare. Nel Pasqualone. Ok, lui ci scrive qualcosa? Stefano, ci scrive: ciao Johnny e Giada, sono Stefano da Roma e ho quasi 6 anni. Vi mando questa foto con tutta la mia collezione dei Gormiti. Spero tanto che vi piaccia e che la farete vedere nella prossima puntata del Gormiti Show. Vi seguo sempre, un bacio. Un bacio! E ha chiuso la foto come noi. Così. Bravissimo.
Poi abbiamo Vincenzo, ma che ci manda. Guarda! Ma sono tantissimi, davvero. Ma un esercito praticamente. Ma come fai a collezionarli? Ti stanno in camera perché sono tantissimi. E poi Giada, riconosci questo bambino? Certo che lo riconosco. Eh sì, è il bambino. Travestito dall'Orcherion. È il bambino che si era travestito dall'Orcherion. E questa foto ci manda lui che è in macchina. Che ha il super bracciale degli elementi. Che bello. Grazie mille, continuate a mandarci le foto perché noi le appenderemo proprio qui. Esatto, noi vogliamo appendere tutte le foto, tutte vogliamo riempire questa parete, mi raccomando. Ma Gianni, adesso passiamo a rispondere alle domande che ci avete fatto. Dai, va bene, qualche curiosità. Allora, Giuseppe, sì. 996 Russo, sì. ci chiede: ciao Gianni e Giada, perché non fate vedere un'anticipazione dell'ultimo episodio della serie nel primo episodio? Perché noi non ci occupiamo di questo. Sì, non dipende da noi purtroppo. Invece Lorenzo Bellone. Leggo io. Allora, Lorenzo, salve, come state? Bene, grazie. Grazie. Siete fortissimi insieme, sono colpito da Johnny per tutte le volte che ha vinto con i collezionabili. Solo fortuna questa. Anna, vi saluto tanto, Edoardo, di 9 anni. Ciao, grazie di averci scritto. Emma cosa ci scrive? Emma, ciao ragazzi, mi chiamo Emma, ho 14 anni, voglio solo dirvi che per me siete un'ispirazione. Grazie. Perché è bello finalmente vedere due ragazzi così grandi appassionati di Gormiti, visto che io li adoro, ma tutti mi dicono che sono troppo grande. Ma io so che non è vero, soprattutto adesso che siamo entrati nell'era Mecha. Vi adoro e chiedevo se potevate salutarmi. Io lo dico sempre, Giada, non si smette mai di essere piccini, vero? Esatto, mai, esatto. Mai, mai. Poi, leggo io. Ime Villafranca. Ciao Gianni e Giada, sono Marco, vorrei andare nel vostro studio come ha fatto Edoardo. Ci stiamo lavorando, Sì. Stiamo lavorando, può essere che vi invitiamo. Voi continuate a seguirci perché le sorprese al Gormiti Show, Giada, non finiscono mai. Giusto. Picasim99 cosa ci scrive? Picasim, mi avete fatto tanto ridere, se volete vi invio foto da vostra pagina Facebook, la mia collezione Gorm. Yeah. E Giada sei super bella. Grazie. Domanda, sì. Se fossi un hyperbeast, cioè animali gormiti, chi sareste? Allora. Aspetta, prima di rispondere. Ma non è che, finito. Non è che perché ti ha detto che sei super bella adesso rispondi tu. No, non ho ancora finito. Ah, ecco. E poi faranno album figurine e poi potreste andare avanti a pubblicizzare la rivista Gormiti e infine ricordi popolo della foresta. Ok, una cosa per volta perché io già mi sono perso. Troppe cose. Allora. L'Hyperbeast. L'Hyperbeast, vabbè, la mia preferita, dovresti saperlo, è Piron perché è legata al fuoco. La mia è Goro, lo sappiamo perché è legata a Lord Titano. Sì, sì. Bene, ok, basta. Ah, e l'album di figurine, sì, è già in edicola. E esatto. C'è un'altra domanda? L'altra domanda se facciamo qualche ricordo al popolo della foresta. Seguici magari qualche sorpresa arriva. Se possiamo pubblicizzare rivista Gormiti. Seguici. Angelo Casali. Ciao Johnny, Giada e Johnny, siete fantastici. Mi chiamo Angelo, ho 7 anni e vorrei sapere se potrei essere invitato nel vostro studio gormitico. Vi invio un mio disegno. Ciao. Ciao, e come abbiamo risposto prima, ci stiamo lavorando. Continuate a seguirci perché le sorprese non finiscono mai. Bene Johnny. Ah giusto, uffa, ecco, io adesso sono triste perché è finita la puntata, ci dobbiamo salutare, dobbiamo invitare il nostro amico a seguirci nella seconda, e vabbè. Sì, ma non devi essere triste perché passa velocissimo il tempo e quindi ci vedremo subito nella seconda parte. Noi vi salutiamo, vi aspettiamo nella seconda parte della puntata. Ciao. Ciao. Aspettate! In tanti ci avete chiesto come e dove incontrarci dal vivo. Sono appena comunicato che il 24 novembre saremo alla fiera G come giocare a Milano. Nello stand di Giochi Preziosi, ripetiamo, il 24 novembre... Fiera G come giocare a Milano, vi aspettiamo. Ciao ragazzi, bentornati al Gormiti. Ma